Perché hanno utilizzato i meccanici, poi vedremo anche i piloti, per assemblare anche la gente proprio che era presente lì in Potsdamer Platz, quindi una cosa molto carina. E perché dove comunque... si è abbattuto il muro si costruisce la McLaren. Esattamente, perfetto, che poesia. E tra l'altro una macchina molto interessante, perché è vero che è una macchina posticcia, ovvero cambierà tanto, perché non potevano svelare, intanto qua i piloti che salutano tutti col volante e anche la protezione di Hamilton, è una macchina che cambierà, però ha già degli elementi interessanti, perché abbiamo visto proprio il condotto dell'aria con una doppia presa, vedete dove ha la mano in questo momento Button, e poi anche delle pance molto squadrate e delle sospensioni che riprendono il concetto della Red Bull che ha fatto scuola, l'abbiamo già detto tante volte. È una macchina molto interessante, vedremo, bisogna capire dove hanno messo gli scarichi, questo è il grande dilemma, perché la Renault, che è andata molto bene negli ultimi test a Valencia, ha adottato questa soluzione molto particolare, mettere gli scarichi sotto le pance, in questa macchina era camuffata la soluzione degli scarichi, quindi vedremo quale adotteranno poi per la gara. A margine di questa presentazione ci sono state anche le prime parole per questa nuova stagione di Lewis Hamilton che possiamo andare a sentire. È stata una presentazione molto originale, anche io sono rimasto sorpreso. Abbiamo fatto partecipare la gente presente, si sono sentiti tutti parte della Formula 1. La grande novità quest'anno è il KERS, il sistema di recupero dell'energia. Noi abbiamo già vinto due gare con questa tecnologia nel 2009 con una macchina non certo competitiva. Se trasferiamo quella tecnologia su una monoposto migliore, quella del 2011, avremo un vantaggio. Ovviamente anche gli altri avranno il KERS e sarà una gara nella gara. Nel singolo giro in rettilineo dovremo attivare il KERS e l'ala mobile posteriore per poi disattivarli. Poi c'è la ripartizione della frenata, il differenziale, i giri del motore, insomma dovremo lavorare tanto sul volante. Chi avrà maggiore abilità mentale sarà senz'altro avvantaggiato.